tra le colline del paesaggio italiano, vi è una regione che in silenziosa ma splendida maestosità custodisce tesori che sfidano il tempo. Le Marche. Terra di contrasti e di armonie, dove il verde delle colline si incontra con l'azzurro del mare e antichi borghi raccontano storie di eroi, di amori, di arte e di tradizione. Immergersi nelle Marche significa intraprendere un viaggio che va oltre la geografia, esplorando epoche, sogni, tradizioni che hanno reso questi luoghi delle autentiche perle d'Italia. Preparatevi a scoprire un mosaico di bellezze, dove ogni borgo è un unico e inimitabile capolavoro. Benvenuti tra i borghi delle Marche. Il viaggio in questa affascinante regione inizia con Urbino, un autentico gioiello del Rinascimento. Immerso nelle verdi colline marchigiane, Urbino stupisce con la sua atmosfera sospesa nel tempo. Il Palazzo Ducale, con la sua elegante facciata e le sue torri slanciate, è una testimonianza impeccabile dell'arte rinascimentale. Questo magnifico edificio non solo rappresenta il potere e la grandezza dei duchi di Montefeltro, ma al suo interno, la Galleria Nazionale delle Marche custodisce capolavori di inestimabile valore di artisti come Piero della Francesca, Tiziano e Raffaello. Proseguendo, attraverso le strade in pietra del centro storico, dichiarato patrimonio dell'UNESCO, ogni angolo racconta una storia. E mentre ci si perde tra le botteghe artigiane, che mantengono vive le tradizioni locali, le caffetterie storiche offrono un momento di pausa per poter sorseggiare un espresso o gustare un dolce tipico marchigiano. Da Urbino, il nostro viaggio prosegue verso la sacralità di Loreto. Questo borgo è come un faro spirituale che attira pellegrini da tutto il mondo. La Basilica della Santa Casa non è solo un capolavoro architettonico, ma racchiude in sé una profonda spiritualità. Si dice che la casa di Maria sia stata trasportata qui dagli angeli e camminando nei suoi interni, l'aura di mistica devozione è palpabile. Oltre alla basilica, il santuario offre anche musei e sale d'arte sacra, che raccontano secoli di fede e devozione. La vista panoramica dalla piazza della città, con la maestosa fontana centrale e le vie adiacenti piene di negozi di artigianato sacro, offre un'esperienza che tocca l'anima e invoglia alla riflessione. A breve distanza da Loreto, Recanati si svela con il suo profilo ondulato, dominando le verdi vallate circostanti. Questo borgo è impregnato della poesia e della melodia della vita di Giacomo Leopardi. Visitando la sua casa natale, si può quasi percepire la sua presenza, immaginando il giovane poeta che scriveva affacciato alla sua finestra. Il Colle dell'Infinito, citato in una delle sue poesie più famose, offre una vista magnifica sui paesaggi marchigiani, un vero e proprio spettacolo della natura. Oltre a Leopardi, Recanati vibra di cultura con eventi, musica e arte. La gastronomia locale delizia con piatti tradizionali marchigiani. E nonostante il forte richiamo turistico, la città mantiene la sua autenticità, evidente nelle botteghe artigiane nel suo centro storico. Continuando, raggiungiamo Gradara,
un borgo dove la storia si intreccia con la leggenda. L'imponente castello, con le sue torri e mura merlate, evoca un sentimento di romanticismo e tragedia, grazie alla storia d'amore tra Paolo e Francesca, resa immortale dai versi di Dante Alighieri. Camminando lungo le mura fortificate, è come se le pietre raccontassero antiche storie di cavalieri, di battaglie e di conquiste. E mentre ci si inoltra nel borgo, le stradine lastricate conducono a piccoli negozi di artigianato locale e osterie dove degustare i sapori autentici delle Marche. Il panorama circostante, con le colline verdeggianti che si estendono a perdita d'occhio, offre momenti di puro relax. Un po' più a sud, troviamo Fermo, un borgo che brilla di eleganza e cultura. La cattedrale, con la sua imponente facciata e il campanile, domina l'orizzonte e invita a scoprire i tesori al suo interno. Qui, la maestria architettonica si fonde con opere d'arte sacra di rara bellezza. Non lontano, il Palazzo dei Priori, un edificio storico rinascimentale, racchiude al suo interno una pinacoteca, dove è possibile ammirare opere di artisti marchigiani e non solo, in un viaggio attraverso secoli di storia artistica. Dirigendosi ancora più a sud, il nostro viaggio si arricchisce di antiche tradizioni, e Offida è un'altra perla marchigiana. Il borgo è un vero e proprio scrigno d'arte, con le sue architetture suggestive, che spaziano dal romanico al gotico. Tra esse spicca sicuramente la chiesa di Santa Maria della Rocca, un gioiello architettonico. Ma Offida, come già accennato, è anche tradizione. La maestria del merletto a tombolo, un'arte antica tramandata di generazione in generazione, è una testimonianza vivente del legame profondo tra il borgo e le sue radici. Nel cuore dell'entroterra marchigiano, Tria emerge come un esempio impeccabile di borgo medievale. Le sue piazze in pietra, le chiese antiche e i palazzi storici offrono una visione d'insieme di una città che ha saputo conservare il suo fascino nel tempo. Il tradizionale gioco della palla è, anche conosciuto come Palla 21, è più di un semplice passatempo. È un rituale comunitario che unisce le generazioni e offre ai turisti uno spaccato autentico della cultura e delle tradizioni locali. Poco distante da Treia, Monte Cassiano si staglia con la sua presenza storica e architettonica. I vicoli tortuosi, le mura antiche e le piazze panoramiche offrono un ambiente dove il tempo sembra essersi fermato, regalando ai visitatori un'atmosfera di serenità e contemplazione. Il patrimonio architettonico del borgo, con le sue chiese e palazzi storici, rappresenta una finestra sul passato e sulle ricche tradizioni delle Marche. Inoltre, vi suggeriamo di assaporare la tradizionale cucina marchigiana in uno dei caratteristici ristoranti del borgo. Visitiamo ora Moresco, nell'entroterra marchigiano. La caratteristica torre eptagonale del paese, svetta tra un reticolo di vie e viuzze, in cui il tempo pare essersi fermato. Questa torre, costruita originariamente come punto di avvistamento e di difesa, nel corso dei secoli ha subito numerose e profonde modifiche strutturali. Al suo interno,
È stata costruita una moderna scala, che permette di salire sulla sua sommità e di godere forse della più bella veduta di tutta la Valle dell'Aso. Inoltre, camminando per le strade del borgo, ci si imbatte in misteriosi vicoli e antiche dimore, ciascuna con una propria storia. Storie di eroi, di amori, di intrighi, che riecheggiano tra le mura in pietra e gli archi storici di questo paesino. Spostandoci verso il litorale, Sirolo accoglie i turisti con una vista panoramica impressionante. Questo borgo affacciato sul mare, incastonato tra le colline e la costa, offre panorami che si estendono dal verde della vegetazione ai blu profondi del mare Adriatico. Ma Sirolo non è solo un paradiso naturale, è anche un tesoro archeologico. Le mura antiche, le rovine e i musei locali rivelano storie delle civiltà picene, che una volta prosperavano qui, rendendo ogni passeggiata una lezione vivente di storia. Poco distante, Numana si estende lungo la costa con una grazia unica. La sua posizione privilegiata sul mare offre spettacolari albe e tramonti, mentre le sue spiagge dorate e le calette nascoste sono rifugi perfetti per chi cerca relax e tranquillità. Oltre alla sua bellezza naturale, Numana vanta un ricco patrimonio archeologico legato alla sua storia romana. Dai reperti conservati nei musei locali, alle antiche strutture immerse nel paesaggio, la città è un ricordo costante del suo illustre passato. Per gli amanti delle attività all'aperto, le calette nascoste di Numana sono perfette per snorkeling e immersioni, dove potete scoprire la ricca vita marina del mare Adriatico. Concludendo il nostro viaggio, arriviamo a Grotta Mare, affettuosamente soprannominata come Perla dell'Adriatico. Questo borgo costiero, con le sue viuzze sparse e le splendide piazze, è un mosaico di architettura medievale e rinascimentale. Ogni edificio, chiesa, palazzo, racconta una storia, unendo arte e cultura in una sinfonia visiva. Se siete amanti del ciclismo, esplorate la pista ciclabile lungo la costa e lasciatevi stupire dai paesaggi romantici. Ma Grotta Mare è anche un luogo di relax. Le sue spiagge sabbiose, bagnate da acque calme e cristalline, sono il luogo perfetto per terminare il nostro viaggio, contemplando il vasto orizzonte del mare, che sembra abbracciare l'intera regione.